Siamo in tanti, ma non siamo ancora abbastanza. Tanta gente non ha veramente la forza di prendere un treno presto la mattina, di partire alle 3 in pullman e di farsi una giornata in giro. Siamo veramente, come dire, desolati di fronte al silenzio, di fronte all'assenza veramente emotiva, psicologica, ma anche giuridica di questa classe politica, esclusi alcuni meritori. Ancora in piazza con i truffati dai vari decreti salva banche. Questi sono i risparmiatori che sono rimasti con il culo a terra, con il conto scoperto, grazie alle azioni del governo che sono andate sempre a salvaguardare banche e banchieri e mai questi cittadini che oggi si ritrovano qui sotto Montecitorio cercando ancora una volta di trovare delle soluzioni per le loro vite, quando nel frattempo il Parlamento cincischia con la commissione d'inchiesta banche ed elegge Casini a simbolo di un garantismo e di un rapporto incestuoso tra politica e sistema bancario. E una commissione così sappiamo benissimo che potrà essere orientata a indagare su alcune cose e non su cose molto importanti. Chi è che doveva vigilare affinché questi risparmiatori non perdessero tutto, affinché queste banche continuassero ad operare regolarmente? Chi doveva vigilare? Banca d'Italia. Chi è il governatore di Banca d'Italia? Visco. Chi vuole riconfermare questo governo? Visco. Cioè, non so se vi state rendendo conto. La mozione presentata dal Movimento 5 Stelle che chiedeva di non nominare Visco, visti i danni subiti dal sistema bancario, non riuscirà neanche a vedere luce all'interno della Camera dei Deputati, perché di giovedì non si lavora dentro la Camera dei Deputati e quindi non lavorandosi non c'è spazio neanche per la mozione del Movimento 5 Stelle che chiede di non riconfermare Visco. L'unica speranza ed è l'ultima per chi ci ascolta, quando ci faranno votare la Rivoluzione Unita delle Matite, Movimento 5 Stelle, l'unica e ultima speranza di questo Paese per ricostruire dalle macerie dei diritti e della legalità, per ridare una speranza ai giovani.